Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video unboxing. Allora, in questo video abbiamo fatto anche gli altri video, quindi sì. Se ve li siete persi, stoppate un attimo e andate a recuperare gli altri, perché poi ci sarà, comunque assicuri, ci saranno tantissimi video d'assaggio e quindi ci saranno comunque giustati su questi tre siti. Sì. Ci troviamo oggi con Panificio Buoni Dentro, che è una pagina che trovate su Instagram, ovviamente non è nessuna collaborazione, e io direi di iniziare subitissimo. Prego. Bisturi. Bisturi. Carta. Apri il botto. Cheetos. Ma quanto posso amare questo colore con questo azzurrino? Sì, adoro. Ah, fromage. Quindi panna acida e... Poteva mai esserci una spiegazione? E quindi io... Penso sia sour cream. No, qua sta scritto, aspetta. No. Ma c'è questo altro? Cos'è? A forma di zampette, ma da quant'è? Ho pagato pochissimo, come sempre, perché hanno dei prodotti panificio a dei prezzi assurdi. Comunque, eccolo qui. Non riesco a capire da quanto è. Però, no. No, vabbè. Vabbè, sta a posto. Quindi questa. Vai, questa. Cheetos, crunchos. Cheese. Formaggio and ham toast. Prosciutto, quindi tosto a formaggio e prosciutto. Formaggio e prosciutto. Ma inizia anche questi, sinceramente. Adoro, no, sono tutto nella. Poi io prendo questo. L'anno scorso lo hacker ci ha accompagnato. Allora, quest'anno sono andata a vedere, però non c'erano tantissime novità, quindi ho detto vabbè, evitiamo per non incorrere comunque a prendere prodotti che già avevamo provato. Sì. Lo hacker nocciola, che sono dei biscotti tipo a forma di pinna. Questi, di... secondo me. Però questi sono buoni proprio. Adoro. Con la crema anche su dentro alle nocciole. Ispirato. C'era anche alle mandorle, però non l'ho voluto prendere. Abbiamo preferito prendere la nocciola. Esatto. Vai. Vado. Spero non finisca mai questo unboxing. Allora, questo della Lindt. Al latte e caramello. Quindi cioccolato al latte esternamente e all'interno c'è la crema caramello. Di caramello. Ok. Lo metti! Oh, è di Kinder, questo qui gusto nocciola. Mi sembra un po' tipo la crema dentro del Kinder Bueno. Vediamo. Eccoli qui. Ma lo sono. Non mi ricordo. No. Comunque sono proprio degli ovetti minimi. Ma... molto a tema natalizio, di verità. Sono abbastanza vecchiotti, però avevo troppo desiderio di provarli. Cookies and cream rounds. Penso siano biscotti. Sì, sì. Biscottini. Quindi? Penso che queste pure sono buone. Ah, ma no. Donut choco. Quindi... una cosa molto nel mio stile, pure all'interno del cioccolato, vedremo. No, queste cose non mi ispirano mai, però va bene. Prego. Ah, pensavo fosse più piccola, lo sai. Kit Kat. Cookie. Cookie crumble. Penso sia torta, non so. Una tavoletta. Ah, perché poi guarda, sono tutti così in rilievo. No, ah, si sposti. Esatto. Ok. Non presi. Sai, però, no, una cosa, ma i Kit Kat diversi non sì, li hai presi? Ci stanno. Ah, ci stanno. Allora, della Byless è un'altra tavoletta, diciamo, barretta di cioccolato con all'interno, suppongo, la crema Byless. Penso cioccolato. Sì. Sì. Eccola qui. Tu invece questo è la barretta Kinder Dark. Ok. Ti invece il prodotti, il Bounty Dark. Questo ad esempio non l'avevo visto. No, ma sui mercati si è diviso, guarda, un due. Chissà, scopriremo. Va.
Questa è un po' più dolce, questa box. Sì, è tutta dolce. Vabbè, qua ci danno. No, 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 le ho comprate. Ah, le hai prese tu? Ne avevo troppa voglia, infatti dopo me la devo mangiare. È praticamente un sandwich di caramelle, ne ho presi 5, 1 euro. Vai. Ah, ve ne hai presi? Sì. M&M's cookies, double chocolate. Quindi è un cookies al cioccolato con questi. Speriamo bene, marchi. Perché quegli altri non ci piacciono. No. Stiamo bene, tutta la linea proprio di cuscino. Tutti i biscotti M&M's, cos'era? Mars. Una super super novità, Nestlé. Sono usciti anche l'altra versione, ma non l'abbiamo presa perché era cannella. Cannella. Questo qui cioccolato bianco. È sempre però, no, pan di zenzero, se sbaglio, con cioccolato bianco. Ma era l'altro pan di zenzero? No, era l'altro. No, okay. Era l'altro. Comunque questo è sempre, diciamo, un'edizione di Nestlé natalizia, però sono dei biscotti al cioccolato bianco. Però sono troppo curiosa di sentire un po' la consistenza, di vedere com'è, se morbida, croccante. Prego. Non c'è scritto niente qua, vero? No. Ok, siamo quasi per finire. Io. Eccoli. Ah, eccoli. Okay. È una bustina, sempre KitKat mini, con tantissimi gusti al suo interno. Allora, c'è nocciola, burro d'arachidi, bianco, quello classico normale, e poi c'è salted caramel. Io l'ho preso principalmente per salted caramel. Io sai che dicevo, i KitKat quelli là, proprio giapponesi, capito, quei gusti con... Non ce l'hai, capito. Okay. Poi, cazzarella. Choco Croc, sono praticamente un biscotto lungo, penso di sì, sopra riso soffiato, con all'interno questa crema Halsey, nutri di nocciole, cioccolato fondente, no, cioccolato fondente and Halsey, nocciola, va bene, prego, assa, finalmente, Lotus, biscotti Lotus. Gli abbiamo fatto una testa così e quindi li dovevo prendere. Sì, penso siano buoni. Dicono che sono i migliori biscotti, quindi... Chissà, dovevamo però provarli anche noi, assolutamente. Cioè, che fai, non li provi? Un po' schiacciati. Pringles! Roast beef and mustard. Mamma mia, che British. Cosa scritto qua? Tastes great with the beer. Allora, ci sono due cose, due bevande. Allora, io prendo questa. Ma non è da te proprio. Prima l'avevi quasi presa l'altra. Vabbè. Fanta. Dragon fruit. Sì, sì, dragon fruit. Chissà cosa uscirà da questa. Io prendo. Non voglio pronunciare perché ho paura che mi... Bana. Però facciamo vedere, fai vedere bene. Se esiste in commercio vuol dire che è una cosa legale. Sì, sì, assolutamente. È un energy drink comunque. Questo io immagino. Non sarà niente di che, non ti aspettare niente, perché non ha una percezione. Però io secondo me non sarà tanto buono. Vabbè, proveremo. Per questo l'abbiamo presa, per sperimentare. C-A-N-N-A base. Oh, okay. Però te che figo. Molto carino. Abbiamo finito, però no! Vabbè, scarteremo anche altre cose, anche però. Un'altra box scarteremo, anzi due, solo qualità, solo novità, anzi tre, quattro, tre, sei, no, secondo te qualche altro spiripacchio? No, ti ricalmiamo, basta. Ok, abbiamo tante cose da provare, quindi sì, per adesso vedete tutto. Voglio provare qualcosa. No, dobbiamo aspettare. E quindi nulla, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!